E allora Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dei pesci, nel mese di febbraio nasceva un cantautore, pianista, produttore discografico e ambasciatore della musica napoletana. Nel 1967 nasceva Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio era di famiglia umile. I suoi erano del rione Cavalleggeri d'Aosta, tra Bagnoli e Fuorigrotta. La musica lo conquista sin da piccolo, tanto che frequenta il conservatorio già a partire dai 12 anni, diplomandosi a 21 in pianoforte e diventando direttore d'orchestra a 23 anni. Artista di successo a livello internazionale, il 6 ottobre del 2022 riceve il premio Napoli Città della Musica, dove gli fu conferita anche la nomina di ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nella sua carriera ha venduto oltre 30 milioni di dischi. Grande, grande cantautore, lui ha scritto sia per sé e anche per altri artisti, raggiungendo nel 2024 il traguardo di 32 anni di musica. Parlare e raccontare la storia artistica di Gigi D'Alessio è veramente superlativo, perché lo conosciamo e lo amiamo in tantissimi. Andiamo così ad alcune curiosità di questo grande artista. A detta di tutti, Gigi D'Alessio è schierato politicamente a destra. Gigi D'Alessio è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato. Il divorzio ufficiale con Carmela Barbato è avvenuto nel 2014. La coppia ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. Quest'ultimo, Luca, ha seguito le orme del papà, infatti è stato anche nel programma come allievo nel programma di Maria De Filippi Amici, con lo pseudonimo di LDA. Nel dicembre del 2006 viene resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, che la conobbe, pensate, durante un suo concerto, e alla fine del concerto lei si avvicina a Gigi e gli chiede di farsi una fotografia insieme. I due hanno avuto un figlio, Andrea. Dopo un po' di anni la coppia si separa, ma nel 2018 la coppia torna unita. Ma il 3 marzo del 2020 Gigi, su un profilo di Instagram, scrive e sottolinea la fine della storia d'amore con Anna Tatangelo. Da febbraio 2021 è legato sentimentalmente a Denise Esposito, di 26 anni più giovane, dalla quale il 24 gennaio del 2022 ha avuto il suo quinto figlio, Francesco. Il 19 gennaio 2024 ha dato la notizia che Denise è incinta già di 4 mesi, sesto figlio per lui e secondo per lei. Nella sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi, conquistando un disco di diamante e 100 dischi di platino. Da giovanissimo diventa il pianista del grande Mario Merola, al quale lui gli dedica un brano dal titolo Cent'anni. Il suo primo album, pensate, risale nel 1992 con il titolo Lasciatemi cantare.
Nel suo curriculum troviamo che Gigi D'Alessio si è esibito davanti a Bill Clinton al gala del National Italian American Foundation. I suoi concerti superano anche i confini italiani, infatti lo troviamo negli Stati Uniti, Canada, Australia e poi Belgio, Malta, Cina e infine la Francia, dove si esibisce nel Teatro Olimpia di Parigi, registrando il tutto esaurito. Pensate che tocca anche il mondo del cinema e il suo esordio avviene nel 1998 con il film Anna Re. Nella pellicola, tra gli emergenti, oltre allo stesso D'Alessio, troviamo anche Biagio Izzo. E anche per oggi, cari telespettatori, abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. E un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao!